Oggi ho le orecchie sanguinanti perché veramente abbiamo ascoltato tante tante parole e la riflessione ovviamente più amara che si può fare è che se a tutte queste parole seguissero i fatti Roma sarebbe una città come nessuna al mondo, questo è indubbio. Purtroppo si parla di tagli alla spesa, di spending review, di revisione della spesa, contenimento della spesa, ma se ne parla solo e tutti sono pronti a dare le loro ricette, a criticare quelle degli altri, però in realtà nessuno si rende conto che la finalità ultima di questi tagli alla spesa, che sono poi dolorosi, sono sicuramente dolorosi ma necessari, servono proprio per consentire al comune, all'ente locale più vicino ai cittadini, di svolgere appieno la propria funzione. Io allora sono un po' curiosa, visto che tanto tutti hanno parlato di misure per il contenimento della spesa, e mi sono così andata a rivedere cosa dicevano la Costituzione, il TUEL, che è il testo unico degli enti locali, fino anche lo Statuto del Comune di Roma, sulle funzioni del Comune. Allora, la Costituzione dedica 3 articoli, 118, 119 e 120. E in sintesi recita che i comuni debbono svolgere le funzioni amministrative favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Ancora, debbono promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone. E ancora debbono tutelare i livelli essenziali delle prestazioni, dei diritti civili e sociali. Sono parole abbastanza generali, addirittura possono sembrare un po' vuote, allora le andiamo a riempire di significato. Il TUEL, che è appunto il testo unico degli enti locali, è l'articolo 3, recita: il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E qui già ci stiamo avvicinando un po', volendo, a quello che è il contenuto dell'azione positiva dei comuni. Per essere ancora più specifici, siamo andati a leggere il testo dello Statuto di Roma Capitale, che è un testo pieno di significati e pieno di indicazioni positive, di attività, di iniziative che il comune deve promuovere. Andiamo a vedere. L'articolo 1 dello Statuto prevede e dichiara in maniera espressa che Roma Capitale si impegna a tutelare i diritti individuali e delle persone. Ora, se non ci fosse da piangere, voglio dire, si potrebbe pure ridere, perché in realtà se noi andiamo in giro a chiedere ai cittadini, se andiamo in giro a chiedere ai cittadini se sentono che Roma sta tutelando i loro diritti individuali, beh, io credo che nessuno abbia il coraggio di rispondere in maniera affermativa. Che cosa dice l'articolo 2, che specifica poi il contenuto di questa affermazione? Beh, dice che l'azione amministrativa deve soddisfare le esigenze della collettività, quindi il cittadino deve essere messo al centro dell'azione del comune. Per esempio, il trasporto pubblico deve essere svolto a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale. Come fa Roma per dare compiuto adempimento a questa affermazione? Dico solo una parola: ATAC. Ecco, abbiamo già capito, forse c'è una leggera discrasia tra quello che dovrebbe essere e quello che è. Cos'altro dice l'articolo 2? Dice che il comune deve favorire la partecipazione. Partecipazione quotidiana significa innanzitutto non lanciare e non aprire caselle email, come ha fatto oggi il comune, in occasione spot per chiedere la partecipazione dei cittadini all'individuazione di misure del contenimento della spesa. Mi verrebbe da dire: sei tu l'amministratore, trovale tu le misure, quando poi prendi in giro noi del Movimento 5 Stelle che della partecipazione facciamo la nostra essenza. Siamo noi cittadini che veniamo qui, ci prendi in giro, poi apri la casella, e questa per te è la partecipazione. Per esempio, un altro modo per partecipare sarebbe quello di promuovere e rendere effettivi gli istituti di partecipazione diretta. Ricordiamo che dal 2001 a Roma è in sospeso la discussione su ben 10 proposte di delibera di iniziativa popolare, il che significa che dal 2001 i cittadini hanno raccolto le firme, hanno depositato le proposte e queste giacciono da qualche parte, non sappiamo dove, magari cercheremo di chiedere approfondimenti in qualche scantinato per fermare una porta, non lo so, per fissare un tavolo che nazzica, si dice a Roma, che zoppica.
non sappiamo dove possono essere messe, però diciamo che ecco, questa non è decisamente la partecipazione che viene indicata dallo statuto. E ancora si parla di bilancio partecipato, ma se ne parla solo perché i cittadini non hanno mai avuto l'opportunità, e quando nel passato gli è stata data è stata così, proprio gli è stata fatta passare sotto al naso, l'avete visto, basta, ora avete partecipato, basta, non lo facciamo più. E ancora le dirette streaming, oggi il consiglio, l'aula era piena di persone, piena di cittadini che adesso non guardate, insomma dopo una giornata così siamo tutti massacrati, loro oggettivamente insomma le persone sono andate via perché grazie preferisco vivere, questa è la sostanza, e oggi sarebbe stata perfetta come peraltro sempre, ma la diretta streaming, una diretta streaming messa anche con dei maxi schermi fuori dal Campidoglio, cioè per consentire a tutti di partecipare, questa è la partecipazione, cioè a questo serve questa piccolissima parola che in una parola appunto dice tanto, cosa che noi non facciamo. Ancora, cosa dovrebbe fare il comune? Deve tutelare e favorire lo sviluppo economico e sociale e culturale della comunità, quindi per esempio stop alle grandi opere, incrementiamo invece i piccoli lavori incentivando le piccole e medie imprese che sono poi il tessuto, lo tengo più vicino? Lo posso mettere di qua se volete? Che sono poi il tessuto economico fondamentale della nostra società. Mi viene in mente in questo periodo la situazione di Cinecittà, che praticamente la stanno smantellando. Voglio dire, Cinecittà lo conosciamo tutti, noi italiani la conoscono nel mondo come il cuore veramente della cinematografia italiana e romana, lo stanno smantellando proprio in ossequio al dettato che ho appena letto. E ancora diritto al lavoro e accrescimento delle capacità produttive, per esempio si potrebbe parlare di sgravi alle imprese, soprattutto a quelle imprese che investono in welfare sociale, quindi andando ad affiancare un'azione che il comune non svolge più, non se ne parla per niente ovviamente. Politiche per l'occupazione, attività di formazione professionali, ruolo sociale degli anziani, valorizzazione e l'esperienza che tutela gli anziani stessi, i loro diritti e gli interessi. Cosa fa il comune per gli anziani? I centri sociali per gli anziani, dove queste persone vanno a giocare a carte, che va benissimo, fanno anche tante altre cose, ma gli anziani sono una risorsa potentissima, potrebbero costituire quel ponte generazionale che serve appunto per riuscire a legare le esperienze degli anni precedenti alle nuove generazioni. Non mi sembra proprio che il comune stia andando in questa direzione. Peraltro, diciamo, quello che fanno le famiglie invece per aiutare i nonni a continuare a rimanere produttivi nei tessuti sociali è quello di usarli, se possiamo utilizzare questa parola un po' forte, come babysitter, visto che tanto lo Stato non provvede a aiutare le famiglie e le famiglie si autoaiutano chiedendo ai nonni praticamente di tenergli i figli. Lo statuto è proprio interessante, a me piace molto, e infatti dice che favorisce la partecipazione dei giovani, promuove la crescita culturale, sociale e professionale. Ora, anche qui, se andiamo a chiedere ai giovani cosa fa il comune per loro, nulla, ci sono i centri di aggregazione giovanile, i CAG, che non so neanche quanti siano in tutto il territorio del comune, poi magari lo cerco. Non mi sembra che faccia altro per i giovani, quindi anche qui lettera morta. Tutela i diritti dei bambini e delle bambine, promuove il diritto alla salute, socializzazione, partecipazione al gioco, allo studio, alla formazione e alla famiglia. Così ne dico una perché sarebbe quasi come sparare sulla Croce Rossa. I nidi sono fondamentali, e che cosa fa l'assessore Cattoi? L'assessore Cattoi, che è l'assessore alla scuola, ha appena dichiarato che vuole ridurre l'orario dei nidi dalle 4:30 alle 2:30. Così effettivamente favorisce anche tutte quelle famiglie dove entrambi i genitori lavorano, che si troveranno praticamente dall'oggi al domani in un mare di problemi, perché non sapranno come andare a prendere i loro figli a scuola. Ah, per fortuna ci sono i nonni, se sono vivi andranno i nonni. E poi anche le aree verdi per i bambini sono fondamentali, tant'è vero che Roma è piena di parchi, è la città più verde al mondo. Le aree verdi, che sono proprio quegli appezzamenti piccini dove i bambini giocano, hanno i giochini, le altalene, gli scivoli, a Roma sono fantastici, spesso i giochi sono completamente distrutti e vandalizzati, anche questo è il modo in cui il comune si occupa dei nostri bambini. Poi c'è tutto il capitolo fondamentale sulla tutela ai diritti delle persone con disabilità. Il comune si impegna a promuoverne il rispetto, la dignità, l'autonomia individuale, la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, signori, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva inclusione nella società. Ora,
parliamoci chiaro, Roma è una città nella quale i disabili non si vedono, e non si vedono perché a Roma non possono circolare. Sono pochissimi i marciapiedi, per dirne una, che hanno gli scivoli, e quei pochi marciapiedi provvisti di scivoli hanno poi la macchina davanti che comunque lo copre, perché voglio dire, a che serve uno scivolo? Ma a nulla, no? Assolutamente. Roma è una città nella quale sono pochissimi i mezzi pubblici dotati di impianto per far salire e scendere i disabili, e quando anche ce l'hanno non è un impianto automatizzato. Se non vado errato, l'autista deve fermarsi, aprire la pedalina, far salire il disabile, cioè è una cosa comunque molto complessa. E comunque, quando anche tutto questo si dovesse realizzare, c'è poi da capire come fa il disabile ad arrivare fino alla piattaforma per prendere l'autobus o il tram. Abbiamo appena visto che c'era il tram, non mi ricordo che numero, forse l'8, ma mi sbaglio io, a via Aldrovandi, che praticamente ha la fermata in mezzo alla strada. Quindi immaginiamo i pedoni e il disabile fermi in mezzo alla carreggiata, schivando le macchine in attesa del tram. Quindi devo dire che anche il capitolo sui disabili, insomma, è un capitolo che Roma sente in maniera molto particolare, molto forte, infatti è pienamente realizzato. Poi c'è un altro tema molto importante, che comunque è di competenza del Comune, che è la tutela del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi. E allo stesso tempo Roma Capitale protegge e valorizza il territorio agricolo, il che, a mio avviso e avviso del Movimento 5 Stelle, si traduce in uno slogan molto semplice, che è stop al consumo di suolo. Ora non è che ci voglia una scienza per capire che questo vuol dire niente più cemento. E però devo dire che tutte le amministrazioni che si sono succedute, incluse questa, insomma, non è che hanno proprio inteso questo principio così, tant'è vero che hanno continuato a emanare delibere sull'urbanistica per, insomma, cementificare, costruire, fare, perché insomma diamoglielo ancora un po' di respiro a queste società che si occupano di costruzioni, invece di ripristinare e recuperare l'esistente, facciamogli costruire qualche altro palazzone, perché insomma tutto questo verde dopo un po' stanca gli occhi. Insomma, bisogna anche tenerci un po' alla salute dei propri cittadini. Poi tutela gli animali, tutela e valorizza il patrimonio artistico e archeologico. Insomma, diciamo che i compiti del comune sono tanti e molteplici, e per fortuna lo stesso comune non ne assolve quasi nessuno. Perché allora io mi sono... Sì, è finito, finalmente è finito, ci rivedremo giovedì ovviamente per dire queste cose. Perché io mi sono soffermata su questo? Perché io volevo capire a che pro fare tutti questi tagli, perché noi ai cittadini dobbiamo chiedere di soffrire sostanzialmente, di tirare ancora di più la cinghia in una città che non offre nulla, proprio perché tutti questi soldi potrebbero servire per riuscire a far sì che Roma possa offrire questi servizi che fino ad oggi non ha offerto. E perché? Perché per anni la cattiva amministrazione non ha fatto altro che sottrarre risorse dai servizi dove dovevano essere effettivamente allocate, a invece probabilmente, chiamiamole, situazioni di privilegi particolari, poteri, consolidamento, insomma, di situazioni di potere. E così quello che noi chiediamo è proprio ai cittadini di sopportare forse un periodo di difficoltà e di spending review, proprio affinché si possa chiedere con forza a tutti quanti di rinunciare a un pezzetto, ma affinché tutti si possa beneficiare di una città e di un comune che possa fornire questi servizi. Peraltro, se mi posso permettere, c'è un capitolo molto importante che non dobbiamo dimenticare, che è quello dei finanziamenti europei. Finanziamenti europei sono soldi freschi, sono soldi nostri, perché all'Europa gliene abbiamo date proprio a palate, che potremmo riprendere se riuscissimo a partecipare ai bandi in maniera competitiva, concorrenziale, e riuscissimo ovviamente anche a vincerli. Peraltro i fondi europei, i fondi diretti 2014-2020, si rivolgono specificamente alle aree del sociale, della scuola, dell'impresa barra turismo. Roma è una città che può vivere tranquillo, potrebbe vivere di turismo, dovrebbe, se fossimo tutti in grado, nel paese ideale Roma potrebbe anche vivere di turismo. Quindi, visto che nel frattempo le casse del comune sono vuote, quelle della regione non ne parliamo, quelle dello Stato non si è ben capito, ma mi immagino più o meno siano allo stesso livello, se riuscissimo ad accedere a questi fondi, noi potremmo effettivamente tirare un sospiro di sollievo, perché è linfa fresca che viene portata all'interno delle nostre casse e che riuscirebbe a sopperire a quelle risorse che il comune al momento non ha. Grazie, grazie a voi, ciao a tutti.